Ciao amici, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. E oggi vi parlo, come vi avevo promesso, della patina, della polvere che poi forma la patina che si va a creare sulle carrozzerie delle automobili quando le automobili vengono parcheggiate vicino alle ferrovie o le tranvie, si chiamano così tranvie, vabbè, non ha importanza. Comunque chiamiamole strade ferrate, così per non dire sempre treni e tram. Chiamiamole strade ferrate. Allora, dovete sapere, per quelli che si collegheranno solo per questo video del mio canale, che magari non siete iscritti, non vi iscriverete, ma vedrete solo questo video, che io, come lavoro in un autolavaggio. E benzinaio, stazione di servizio, più autolavaggio annesso. Allora, il mio capo, che è una persona straordinaria, ci ha fornito a noi che ci lavoriamo di tutte le attrezzature possibili per lavare al meglio le macchine, sia fuori che dentro. Fuori abbiamo comprato da poco un portale nuovo di Trinca, c'ha 6 mesi di vita, nuovo, alta pressione, spazzole, eccetera eccetera. E poi abbiamo tutte le attrezzature per pulire dentro le macchine. Ovviamente fuori abbiamo anche il maialino per spruzzare il sapone e la lancia per pulirla. Ancora prima di utilizzare il portale per fare i lavaggi di rito, utilizziamo anche la lancia e il maialino, più spugne, guanti e tutto l'occorrente necessario. Allora, questa patina, che sulla carrozzeria della macchina la vedrete come dei puntini neri su tutta la carrozzeria, anche sui cerchi, sui vetri, dappertutto. Allora, questa si forma se voi parcheggiate o tenete l'auto vicino a una strada ferrata, come vi dicevo prima, entro i 250 metri. Allora, oltre i 250 metri dovreste essere al sicuro, ma entro questa metratura qua, che vedo questo limite, purtroppo c'è questo problema qua. E cosa succede? Adesso, se non faccio per ipotesi, andate lì al lavoro un giorno e lasciate la macchina lì e la sera la lavate, questa patina se ne va via subito senza problemi, anche dopo 2 giorni. Ma se lo fate per già una settimana, questa già diventa molto più dura da levare. Adesso forse una settimana con le spazzole, la lancia, il maialino, forse riusciamo a toglierlo, ma dopo una settimana ci vuole il carrozziere. Noi abbiamo avuto più e più macchine di gente, specialmente che viene da Milano, perché stanno vicino ai tram, per capirci, in città, e quando ci arrivano quelle macchine lì che ci chiedono se possiamo in qualche modo togliergli gli diciamo subito: guarda, è impensabile, impossibile, perché basta toccarla, per noi ormai già al tatto della mano sappiamo già che è impossibile toglierla, questi puntini neri, che poi non sono altro che come lo sferragliare dei tram o dei treni sulle rotaie, no? Quando sferragliano, che passano anche semplicemente passando, o quando frenano, si creano queste nuvole. Poi ovviamente questa polvere vola nell'aria e poi si va a depositare dappertutto, e anche sulle automobili che poi le utilizzate per andarci a lavorare. Quindi noi abbiamo tentato veramente di tutto, oltre il lavaggio, il portale, le lance, il maialino, i guanti e tutto quanto. Abbiamo anche comprato dalle ditte che fanno questi prodotti dei prodotti per provare a togliere appunto questa patina dopo il lavaggio. E cosa facciamo? Abbiamo provato, ci spruzzi, facciamo agire il prodotto e poi ci passiamo il panno bagnato oppure asciutto dopo il lavaggio, questo, quindi non c'è niente da fare, queste non vengono via. Quindi, dato che abbiamo provato veramente qualunque cosa e vi ho detto che dovete lavarla entro una settimana da quando ce l'avete lasciata, anche soltanto poche ore, il mio consiglio sono alcuni. Allora, che vi posso dire? Allora, il primo è: se non potete fare a meno di dover parcheggiare la macchina per lavoro o perché abitate vicino a una strada ferrata, avete due opzioni. La prima: vi affittate o vi comprate un garage, c'è poco da fare.
La seconda, se potete, se preferite, anche se diventa un po' scomoda, è comprare uno di quei teli che costa circa 90-100 euro. Ci mettete questo telo e vi protegge la macchina. E va detto, è una cosa abbastanza menosa, perché il telo dovete portarvelo sempre nel baule della macchina, e comunque è una menata toglierlo, rimetterlo, metterlo sulla macchina tutte le volte. Non è una cosa, dirlo è facile, poi farlo è un'altra cosa. Lo so, perché io per la mia Twingo, prima che mia nonna mi desse la possibilità di infilarla sotto il garage, la tenevo sotto il telo. E io, la macchina, per fortuna, io la uso poco, la uso il sabato e la domenica, ma sono un maniaco, e ogni volta che la usavo il sabato e la domenica li mettevo il telo 2-3 volte al giorno, il sabato e la domenica, e non era certamente uno scherzo, era abbastanza una menata. E chiaramente mi rendo conto che in una città dove abitate vicino ai tram, o che so io, vicino a una ferrovia, non è facile. Se dovete andarci al lavoro, che siete in una grande città, un altro consiglio potrebbe essere: utilizzate i mezzi pubblici. Utilizzate i mezzi pubblici. O se no, cercate di parcheggiare il più lontano possibile. Oltre 250 metri dovreste essere al sicuro. Perché poi dovete tenere presente che l'automobile non è come un soprammobile, è un oggetto che vi porta in giro e che ha dei prezzi. Costa comprarla, costa mantenerla, costa a livello bolli, assicurazioni, quelle cose lì. Quindi è anche un peccato che si rovini, anche perché una volta che ci avete quella pattina e provate a vendere la macchina, il compratore che arriva lì, se voi, vi faccio un esempio, gliela mettete a 10, lui vi offrirà 6. E voi sarete costretti, oppure sarete costretti ad andare dal carrozziere. Oppure, se per esempio volete cercare di togliere quella pattina lì, dovete andare da un carrozziere, ma diventa comunque un disagio, perché la macchina, tanto sapete come i carrozzieri, arrivate lì e vi danno appuntamento a chissà quando, perché lavorano tutti veramente di brutto. Quindi vi daranno un appuntamento, perché poi il vostro è un lavoro abbastanza semplice, però è un lavoro che fare in giornata, ma voi dovete prendere, portargli la macchina lì, lasciargliela un giorno. Se avete una sola macchina per muovervi, state un giorno senza macchina, è comunque un disagio. Quindi l'unico modo che avete per combatterlo è evitarlo, obiettivamente è evitarlo. Quindi o un garage, se avete la casa vicino a un posto del genere, o metteteci sopra dei teli, ma non limitatevi a mettere delle coperte, così. Comprate un telo apposito, di quelli ignifughi che non fanno trapassare niente. Ce lo mettete ogni volta, come vi dicevo prima, è uno sbattimento, ma almeno avete la macchina protetta. Perché se no, da quando comprate la macchina, tempo una settimana, vivete in quei posti lì e siete fregati. Quindi ragazzi, non c'è modo per noi che lavoriamo negli autolavaggi di pulirvi questa pattina, questa polvere che si va a creare con lo sferragliare dei treni o dei tram. E quindi ragazzi, ve l'ho detto, non c'è modo. Quindi carrozziere, oppure evitare di principio quella cosa lì. Questo è il mio consiglio che vi do. Con questo ragazzi chiudo il video, spero di esservi stato utile e di avervi dato dei consigli opportuni. Con questo chiudo il video, ciao a tutti.